ed ecco svelato chi è il personaggio famoso che si è messo alle prove, si è messo alla prova con Tennis Winner Game, con questo sistema innovativo di allenamento. Eccolo qui, il grandissimo attore comico Uccio De Santis. Ebbene, appena abbiamo iniziato a giocare, l'approccio con Uccio è stato tecnico. E infatti anche qua mi avvicinavo e non gli ho detto assolutamente niente del sistema di allenamento Tennis Winner Game. Eravamo vicini proprio perché cercavo di spiegargli delle cose tecniche, quindi ho provato a confondergli un pochettino le idee. Uccio, come lui stesso ha testimoniato, non prendeva la racchetta in mano da 25 anni ed è stato ispirato da questo metodo di allenamento. Si è voluto mettere alla prova per appunto testare questo sistema e vedere se realmente questo sistema di allenamento gli potesse far ritornare la voglia e la passione per questo sport. Abbiamo provato quindi inizialmente con un approccio tecnico e Uccio è un giocatore in fase di avviamento, quindi abbiamo giocato sulla tre quarti campo principalmente con palline mid e per facilitare appunto i gesti tecnici. Abbiamo iniziato i primi scambi con i colpi a rimbalzo di dritto e rovescio, e giusto per farlo un po' scaldare, e come puoi vedere, abbiamo un po' di difficoltà, soprattutto nella parte sinistra. Uccio è destro ed estrimane, quindi soprattutto quando è andato a giocare, andava a giocare i rovesci, ero un po' in difficoltà. Col dritto se la cavava un po' meglio, e qui ancora stavamo lavorando con un approccio prettamente tecnico. All'ennesimo rovescio sbagliato a rete, provo a dargli un feedback, un consiglio riguardante il rovescio a due mani, vedere se con il supporto della mano sinistra dell'arto non dominante Uccio riusciva a migliorare, diciamo, il suo rovescio. I risultati non sono stati grandiosi inizialmente, però abbiamo continuato a giocare cercando di e sbagliare il meno possibile. Quindi vediamo ancora in azione col dritto una buona solidità, nel rovescio qualche imperfezione. Siamo ancora alla parte tecnica, quindi tutti i feedback riguardanti la tecnica degli appoggi, suggerimento su come preparare, però come vedete anche da qualche liscio o da qualche pallata tirata maldestramente sul telone, diciamo, questi pensieri gli rallentavano l'azione, e Uccio ogni volta che vedeva la pallina si sentiva abbastanza impacciato, quindi potete vedere qui la sua espressione alla fine dell'approccio tecnico. E ecco, adesso entra in azione il sistema Tennis Winner Game e ho avvicinato a rete Uccio. E ora vi farò sentire appunto il suono, il tic-tac dello strumento musicale accordato a 432 Hz, e ho appunto spiegato a Uccio che al suono più alto dello strumento doveva impattare la palla, mentre i due suoni più bassi gli servivano per orientarsi nello spazio e nel tempo. Quindi l'esercitazione è rimasta la stessa: scambiare a tre quarti campo di dritto e di rovescio, cercando di sbagliare il meno possibile, però questa volta con l'aiuto del ritmo e del sistema Tennis Winner Game. Beh, adesso ti lascio dare un'occhiata per vedere cosa è successo. Thank you.
Bene, come hai sentito, per stessa ammissione di Uccio, ha richiamato subito una parola molto importante di questo sistema di allenamento, che è la concentrazione. Quindi durante lo scambio ha carpito proprio l'essenza di questo sistema di allenamento dicendo ti fa concentrare di più, ed è proprio vero. E inoltre un'altra importante affermazione alla fine dello scambio è stata proprio quella di non hai la fretta di colpire o l'ansia di andare subito incontro alla palla, ma grazie al ritmo aspetti il momento giusto per colpirla. Ed è proprio questa un'altra parte importantissima, è l'essenza, un'altra parte dell'essenza del sistema di allenamento Tennis Winner Game, soprattutto per quanto riguarda la fase di avviamento, quindi i giocatori che si apprestano ad iniziare a giocare a tennis oppure un po' di tempo che non giocano, come il caso di Uccio, che non giocava da 25 anni, e subito viene subito in mente richiamata la fretta di andare incontro alla palla, quindi di andarsela quasi a mangiare, no? E senza tenere conto che c'è pallina, che c'è la mano e c'è la racchetta chiaramente che deve impattare la palla. Quindi il ritmo non ti fa pensare alla tecnica di come prendere la corretta distanza tra te e la pallina, ma sentendo appunto il suono di riferimento, questa distanza si ritrova in maniera del tutto automatica e spontanea per stessa ammissione di Uccio. Ma adesso proseguiamo. Ecco, con il Sans Rally, ovvero lo scambio da fondo campo, in questo caso da tre quarti campo, di dritto e di rovescio, col ritmo musicale, stavamo scambiando a 90 battiti per minuto e poi in progressione siamo andati a 95 battiti per minuto fino ad arrivare a 100 battiti per minuto. Quindi anche Uccio si è messo alla prova con i vari ritmi di riferimento crescenti mano a mano che le sue abilità miglioravano. Hai potuto notare anche come rispetto allo scambio tradizionale da fondo campo, questo sistema di allenamento dia subito maggiore precisione e controllo al colpo. Infatti erano numerosi gli errori gratuiti di Uccio nelle prime fasi, nelle fasi iniziali dell'allenamento. Con il sistema di allenamento Tennis Winner Game, la precisione è sin da subito aumentata, quindi questo è piuttosto evidente. Se ti vai a rivedere la fase iniziale di questo video e ora la fase finale, ma non mi sono fermato qui perché volevo testare anche il gioco di volo di Uccio. Qui stavamo giocando a 65 battiti al minuto in due tocchi anziché in tre, e anche qua potete vedere come Uccio abbia preso
subito dimestichezza col ritmo di gioco, quindi a ogni tic corrispondeva una volée e giocando sia dalla parte destra che dalla parte sinistra, i risultati sono stati subito evidenti e anzi direi addirittura sopra qualsiasi aspettativa. Riepiloghiamo cosa è successo nell'allenamento con Uccio. Abbiamo iniziato a scambiare di dritto e di rovescio senza l'utilizzo del metodo Tennis Sans e si vedeva chiaramente che Uccio faceva fatica a mantenere la concentrazione anche ad un ritmo molto basso. Sbagliava in continuazione e dopo l'ennesimo dritto tirato in rete diventava sempre più nervoso e meno concentrato. Dopo aver testato praticamente sul campo il metodo di allenamento Tennis Sans con l'ausilio di un particolare metronomo, i gesti tecnici di Uccio sono diventati sin da subito più facili e naturali. Si è rilassato, riducendo del 50% gli errori gratuiti e mostrando un buon controllo di palla e precisione. E tutto questo ad un ritmo di gioco più alto rispetto a quando avevamo iniziato. Se stai pensando: ok, ma con il maestro è facile, lui tira la palla sempre precisa. È ovvio che anche chi non sa giocare a tennis, dopo qualche lezione, riesce. Questa è un'ottima osservazione. In realtà, qui quello che funziona è il ritmo di gioco e se ti concentri solo su quello, ti trovi esattamente nel posto giusto per impattare la pallina, al di là che questa ti arrivi precisa oppure no. Di conseguenza, gli stessi miglioramenti di Uccio puoi ottenerli con un compagno di allenamento dall'altra parte della rete. Forse ti starai chiedendo, ma come Tiziano? Una persona non gioca a tennis da 20 anni, riprende la racchetta in mano e gioca meglio tirando più forte? All'inizio anch'io faticavo a crederci, poi dopo 4-5 volte che ho utilizzato il metodo Tennis Sans ho visto che non solo era possibile, ma anche incredibilmente facile. E il motivo è semplice, molti giocatori pensano che per tirare preciso devi giocare piano, ma non è così. In realtà, se sai come allenarti, puoi giocare a tutto braccio, riducendo drasticamente il numero di errori gratuiti. E tutto questo senza dover trascorrere lunghe e noiose ore con il tuo maestro, aggiustando la tecnica dei colpi come se fossi a scuola ad imparare una lezione di storia, oppure migliorando la tua rapidità, forza o resistenza fisica, ma semplicemente allenando il tuo ritmo di gioco. Vuoi sapere cosa ha reso possibile i miglioramenti di Uccio in soli 30 minuti di allenamento? Sto preparando una pagina dove spiego nei dettagli come funziona il metodo di allenamento usato con Uccio e i risultati che puoi ottenere. Inoltre, scoprirai come anche tu puoi facilmente accedere a questo metodo di allenamento. Giusto il tempo di rifinire gli ultimi dettagli e nei prossimi giorni te ne do notizia via email o sulla pagina Facebook. Play Tennis with Passion. Ciao da Tiziano.